a tutti, benvenuti in questo video. Oggi insieme andremo ad innestare un melo selvatico. Andiamo a prendere una marza da un melo invece di buona varietà. La marza va scelta nella zona mediana della pianta e deve avere, diciamo, una vigoria media. E quindi io potrei, ad esempio, andare a scegliermi questa marzetta. La marza deve essere di un anno, come in questo caso, e andiamo a vedere come si fa l'innesto. Andiamo prima di tutto a prepararci la marza, anzi no, facciamolo dopo, sapete perché? Perché magari l'accorcio e poi la perdo, quindi andiamo a preparare il portinnesto, che sarà meglio. Quindi questa la mettiamo qua. Portinnesto, non dobbiamo fare altro che eseguire una capitozzatura nella zona abbastanza bassa. Quindi io direi in una zona dove non abbiamo gemme o comunque dove la corteccia sia abbastanza liscia. Taglio deve essere fatto dritto, chiaramente, e deve venire più preciso possibile, anche se poi con l'innesto che facciamo adesso, che è a spacco, la parte che andrà a lavorare dell'innesto è il meristema, che è una zona di cambio dove praticamente da un lato cresce legno, dall'altro cresce corteccia. Chiaramente è presente sia sulla marza che sul portinnesto, bisogna farle combaciare. Questa zona si trova proprio tra il legno e la corteccia, quella lineetta, praticamente quella lineetta verde che rimane tra la corteccia e il legno, per intenderci. Quindi ora dobbiamo andare a spaccare in due il melo del portinnesto. Si può utilizzare o un falcino o un coltello da innesto. Io, visto che non abbiamo un diametro eccessivo, anche perché con i diametri eccessivi è sconsigliabile farlo, comunque vado a prendere il mio coltello da innesto, che mi raccomando tenetelo sempre ben tagliente, e lo dispongo a metà e uso una mazzetta per far aprire il taglio. Ok, direi che ci siamo, non bisogna esagerare perché sennò poi si apre tutto. Possiamo utilizzare un sistema che mi ha suggerito Mattia. Normalmente si va a utilizzare la parte in mezzo, scegliamo due o tre gemme nella parte mediana. E io, tanto per esercitarmi un attimo, per prendere un attimo confidenza, posso anche partire da una zona un po' più iniziale, e in modo da, intanto come ho detto, prendo un attimo la mano, mi taglio già la parte, che mi servirà per dopo, che è questa, la metto un attimo qui. E mi vado un attimo a esercitare. Intanto vi faccio vedere come si fa l'operazione, poi lo rifaccio per bene sulla marza che vado ad utilizzare. Comunque si va a prendere in riferimento la gemma e si fanno due tagli laterali. Quindi qui c'è la gemma, la ruoto, e mi raccomando, stringete con forza il coltello e vi consiglio di inclinare la lama per far scorrere meglio il taglio. Tagliamo un taglio da una parte, un taglio dall'altra. Vedete, viene una specie di triangolo, una specie di cuneo, chiamiamolo così, che poi andrà incastonato dentro il taglio che abbiamo fatto. Posso aprirmi un po' il taglio col coltello, lo vado a infilare e lo vado a infilare dentro. Chiaramente poi dovrà combaciare la zona del meristema, come abbiamo detto prima. Ora io ho messo questo, anche se poi lo andrò a togliere, perché mi può tornare utile ad aprirmi il taglio quando vado a infilare la marza. Quindi posso anche, lascio un attimo il coltello qua, posso anche aprirmi un pochino di più il taglio picchiandoci in cima. Ok. Possiamo anche, per lavorare in sicurezza, tenere le mani fisse al petto, quindi usiamo solo la forza delle mani senza le braccia. Quindi andiamo a eseguire il taglio in questa maniera, lo possiamo rifilare anche in più volte, poi giriamo di 180 gradi.
Ecco fatto, come vedete il risultato praticamente è uguale. A questo punto il coltello lo possiamo anche andare a chiudere e possiamo tenerci qualche, per il momento qualche gemma anche in più, poi lo andiamo a rifilare dopo, quindi io ne tengo, va bene, metto 4-5, non importa, tanto poi si rifila dopo. Mettiamo ovviamente la gemma esterna e stiamo attenti che combaci la zona del meristema, come abbiamo detto. Quindi possiamo battere piano piano. E poi una cosa positiva può essere dare una leggera inclinazione per far sì che le due zone si incrocino per forza in un punto. Ok, ho fatto anche un'altra marzetta da mettere in questa zona di qua per avere sia una doppia possibilità di attecchimento che anche, siccome vedete che si crea comunque una ferita abbastanza importante, e mettendone due praticamente evitiamo un'esposizione troppo alta del portinnesto, una ferita troppo elevata. Poi via via che prendono, se prendono tutte e due, ne selezioneremo una più avanti quando si rigenererà un po' il tronco. A questo punto ci si può togliere anche i guanti. Vado a prendere questo nastro, io mi trovo bene con questo perché ha diversi vantaggi. Innanzitutto è biodegradabile, quindi non dovremo andare a preoccuparci poi di toglierlo successivamente. È molto molto elastico, si allunga, se non sbaglio, fino a 6 volte e protegge dall'umidità, dall'acqua, però fa passare anche il sole e non strozza, diciamo, essendo molto molto morbida, molto elastica, non strozza la marza come può accadere ad esempio con la raffia. Quindi una volta messa poi non dovremo più preoccuparcene, quindi è un bel vantaggio. Abbiamo anche la possibilità di metterla, non in questo caso perché magari sono un po' troppo piccole queste marze, però possiamo anche andare a coprire delle gemme e la cosa non ci dà problemi perché poi la gemma riesce a rompere questo strato sottile. Quindi inizio a partire dal basso, vedete è veramente molto molto elastica. Magari ora faccio una cosa, poi me ne taglio un pezzetto perché sennò ci lavoro male. Ok, è bellissima da usare questo nastro, dà una bella soddisfazione. Allora, già che ci sono, però mi accorcio le marze e lascio due gemme. Il taglio va fatto opposto alla gemma che lasciamo. Ok. Poi posso andare a girare un po' intorno alle marzette. Anche se copro leggermente le gemme non è un problema. Cerco di tappare bene tutti i buchi per non far passare acqua internamente. C'è pieno di zanzare, no, ragazzi. Ok, ho sigillato bene, poi metterò un goccino di mastice sull'apice della marza, più che altro per evitare la fuoriuscita dell'umidità che poi mi può andare a fare seccare, se no la marzetta. Spero che
questo video vi sia piaciuto. Se fosse così, mi raccomando, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo presto con altri video. Ciao a tutti. Ciao.